Un'esposizione intensa e perfettamente inserita negli spazi che accolgono la collezione permanente del museo, progettato dallo stesso architetto e inaugurato nel 2021. È questa God Save Matter, personale dell'architetto Giorgio Palù, allestita nel museo diocesano. È la mia prima mostra istituzionale personale in un museo, e non è un museo normale perché è un museo progettato da me, pensato da me e vissuto e respirato negli anni del suo sviluppo e della sua crescita. E quindi fin dal momento in cui abbiamo deciso di lasciare uno spazio dedicato all'arte contemporanea, avevo già iniziato la mia attività d'artista, avevamo concordato l'idea di fare una mia mostra personale qui, e i tempi sono maturati adesso, è venuto questo momento in cui siamo riusciti a distribuire, a punteggiare nelle 12 sale una serie di opere che entrano in dialogo, a volte in piena armonia nella fluidità del percorso, a volte invece dialogano per contrasto, volutamente per contrasto, e si sente un po' quello che io chiamo pancia. In alcune opere si sente quel respiro, quella respirabilità di cui parlava Roscoe con il breathiness, e invece in altre si sente proprio la pancia, la forza materica che pervade un po' tutte le sale. L'idea iniziale, quando abbiamo iniziato il progetto architettonico, era di mandare un messaggio di calma, tranquillità, rilassatezza, e di poter entrare in una dimensione quasi mistica e molto privata per poter godere della bellezza delle opere del passato. Una mostra che si fonde perfettamente con la spiritualità delle opere sacre del museo e che per questo assume un valore ancora più forte, coinvolgendo nel profondo chi le ammira. Virtuale, immateriale, intangibile e dal mio punto di vista anche un po' effimera, volevo, come dire, alzare un grido forte, un urlo, e che si trasforma in preghiera, che è God save matter, please, God save matter. Buongiorno.